40 giornalisti intervenuti ad Agropoli per seguire l'interessante corso di formazione dal titolo Giornalismo Online, le tecniche e i cambiamenti del giornalismo svoltosi nell'aula consiliare lo scorso weekend. L'iniziativa, organizzata dall'Ordine dei giornalisti della Campania in collaborazione con Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, Formedia e l'Associazione Giornalisti Locali Lamberti Sorrentino, ha visto la partecipazione del sindaco di Agropoli Adamo Coppola, di Claudio Silvestri, segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, di Clemi De Maio, segretario provinciale SUGC, del caporedattore di TC Online Salfeo, di Ida Artiaco, redattrice di Fanpage, e Salvatore Medici, presidente dell'Associazione Giornalisti Locali Lamberti Sorrentino. Sono 22 anni che lavoro in un giornale online. TC Online è stata creata nel 1997, quindi tante cose sono cambiate in questi 22 anni. Internet è cambiato rispetto agli esordi, quando veniva consultato da poche persone, quindi c'è tutta una storia dietro su come è cambiata l'informazione rispetto a tanti anni fa, sull'arrivo della carta stampata per quanto mi riguarda, e poi soprattutto sull'arrivo dei social, che hanno rivoluzionato l'informazione online, di come si fa informazione online attraverso anche Facebook, Instagram e tutti gli altri social. Il consiglio è quello di essere sempre molto curiosi di tutto ciò che è nuovo. Questo è un lavoro che è in continuo cambiamento. Io soprattutto a dei ritmi molto molto veloci, non pensavo che anche all'inizio che potesse svilupparsi e cambiare in questo modo. Quindi, primo consiglio, tantissima curiosità per tutto ciò che è nuovo, e prendere questa professione anche con molta ironia, autoironia, e non prendersi molto sul serio. Parto proprio dal consiglio ai giovani: se vogliono fare questo mestiere, che comunque rimane uno dei mestieri più belli in assoluto del mondo, consiglio proprio di specializzarsi nell'online, perché è il giornalismo del futuro. La carta ormai è un mondo superato e anche la televisione comunque arranca, quindi il futuro è proprio il giornalismo online. Ovviamente c'è bisogno di specializzarsi anche da un punto di vista di scrittura per l'online, quindi imparando anche a tutte le tecniche di scrittura per i social network, così come per la ricerca su Google e gli altri aggregatori di notizie, ma sicuramente questo è il futuro, quindi meglio anticipare i tempi e prepararsi a vivere nella modernità con il giornalismo online. Vengono giovani direttori di testate che vengono querelati giustamente perché hanno scritto male un pezzo. Questo è il rischio: che la professionalità si venga messa da parte.